Il colpo d'occhio era davvero impressionante. Sul palco allestito a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, a poche decine di metri da dove domani, domenica 9 maggio, prenderà il via la Costa degli Etruschi, che per questa 22esima edizione è divenuta epic. Tanti big che parteciperanno a questa marathon targata UCI, ben 72 km per 2000 metri di dislivello. Tra loro, accompagnati dal padrone di casa, Daniele Gronchi, presidente dell'MTB Club Cecina, associazione che ha organizzato la manifestazione, e al vice sindaco del comune di Bibbona, Simone Rossi, lo svizzero Urs Huber, la campionessa ucraina Katarzyna Sosna, la slovena Blaža Pintarić, Annabella Stropparo del team Tech Series, Johnny Cattaneo della Wheelerset SC Force, Jacopo Bili della Sodali Kugan, reduce dalla bella vittoria in Romagna, Yuri Ragnoli della Scott Racing Team, il veterano delle ruote grasse Marzio Deo della Olympia Racing Team e il campione del mondo della Giant Live Polimedica Leo Paez. Che sensazioni hai per domani? Sì, ciao a tutti. Sì, questa gara è un po' diversa da quella della settimana scorsa, più lunga. E sì, un percorso bellissimo, molto duro. E c'è la pianura all'inizio che non è un po' favorevole, ma comunque bisogna cercare di stare a ruota, di non spendere troppo. E sul percorso, penso, sulla salita bisogna provare a fare la differenza, si può dire, e vedere cosa si può fare cercando di non spendere troppe energie, perché poi al finale sarà duro ritornare qua, ma il percorso in generale è bello e poi l'arrivo bellissimo su questo posto, e niente, speriamo di fare bene, di onorare anche la maglia che porto alle spalle, e contento di correre e portarla. Può essere l'edizione del riscatto, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello balneare turistico, no? Sì, è la prima pietra, secondo me, di una nuova stagione anche turistico-commerciale. Questa è una località turistica che fa 1.200.000 presenze sul territorio, è la perla, una delle perle della Costa degli Etruschi, e quindi è un messaggio che vogliamo dare a 360 gradi, tramite lo sport, tramite il turismo sportivo, tramite il turismo ambientale. Ripartiamo per dare anche ossigeno ai tanti operatori, ai tanti imprenditori che hanno sofferto un momento non particolarmente felice anche a livello economico. È stato, diciamo, impressionante vedere tanti campioni in un unico posto, e questo posto è Marina di Bibbona, Costa delle Etruschi Epic, no? Sì, veramente, guarda, ero veramente emozionato, perché è la prima volta anche a me che capita, nonostante oramai sono tanti anni che organizziamo questa gara, avere un parterre così importante è la prima volta veramente che riusciamo ad averlo. Il momento in cui hai pensato, ok, dobbiamo fare la gara, qual è stato? Sì, come ho anticipato sul palco, quando ci siamo confrontati con il vice sindaco il 2 di aprile, che eravamo tutti e due molto titubanti, e poi forse ci siamo fatti forza insieme e dal 6 siamo partiti, ed eccoci qua, insomma, ce l'abbiamo fatta, ecco, possiamo dire questo.